una grandissima, come sempre, partecipazione di piloti molto forti che combattono sia per il titolo europeo che per quello italiano. Una gara poi ancora una volta per il campionato italiano che ha dato una suspense finale. Ma vediamolo, e non voglio anticiparvi troppo, vediamolo in questo servizio. Il rally della Costa Smeralda per Dario Cerato è stato in fondo un fantastico assolo, che l'ho visto dominare dalla prima all'ultima delle 27 speciali, eccezione fatta per il prologo. Dietro di lui si è dato vita a un'autentica caccia al 13, ovvero a una lotta incredibile, specie tra Piero Liatti con la Lancia e Patrick Snyers con la Toyota, per la conquista del preziosissimo posto d'onore in questa 13esima edizione della gara sarda. Alla fine l'ha spuntata al bravissimo pilota della scuderia Grifone, che ha terminato con soli 4 secondi di vantaggio sul belga Snyers. Un risultato eclatante, quasi quanto la terza vittoria di Dario Cerato al Rally Costa Smeralda. Direi un Sardegna veramente bello, una gara combattuta. Sì, dietro di me c'è veramente stata una lotta incredibile in quattro macchine, poi Dromax si è fermato, ha avuto dei problemi, e anche con tre macchine nessuno si è ritirato, hanno lottato fino alla fine. Io davanti ho dovuto cercare di mantenere la concentrazione. Una vittoria fin dalla prima speciale, l'unica cosa era proprio una mancanza di concentrazione che invece non c'è stata. Sulla prova lunga, quella da 43 km, siamo riusciti a dare 22 secondi appunto a Patrick Snyers. Sulla penultima ce ne ha ridati lui 10 e sull'ultima abbiamo pareggiato, che gliel'abbiamo dati noi altri 10, quindi abbiamo vinto per 4, siamo vinto. Per me è come una vittoria. Sui fantastici sterrati della Sardegna, a tratti molto sconnessi con insidiose rotaie e a tratti velocissimi, sono stati comunque in molti a darsi battaglia, con gli obiettivi più svariati. Per Lubè si trattava di una partecipazione di rappresentanza per la Lancia ufficiale Martini, per il tedesco Weber erano test sulla terra per la nuova Golf Rally integrale. La presenza di Drogmans, come pure di Snyers, erano invece rivolte al campionato europeo. Quella di Cerrato, di Liatti, ma anche di altri come ad esempio Pier Giorgio Deila o una schiera di contendenti di gruppo N, tra cui Del Zoppo, il vincitore in questa occasione, miravano a punti preziosi per il campionato italiano. Il fermento del parco assistenza di Sassari, a circa metà gara, è forse il modo più giusto per far vivere una fase di questo rally Costa Smeralda. Yves, sta andando un po' meglio ora? Sì, perché io preferisco le strade quando sono più veloce, sulla terra mi piace molto, e sulle strade veloci vediamo che arriviamo a fare il tempo abbastanza buono. Abbiamo alcuni problemi nelle speciali molto strette e guidate, dove perdiamo aderenza e la macchina è un po' sottosterzante, ma nelle prove larghe come queste ultime con la terra più dura non abbiamo problemi di sottosterzo. Patrick, come sta andando per il momento? Ma per il momento sono ancora secondo, credo, ma Yves Loubet e Liatti sono molto vicini, a 10 secondi circa. Il rally della Costa Smeralda, come partecipazioni italiane ma anche stranieri e come interessi, non ha senza dubbio avuto niente a che invidiare ad altre gare italiane e europee, ma anche mondiali. E la titolazione mondiale forse rimane proprio il sogno nel cassetto di questa bellissima gara. Il campionato italiano in Costa Smeralda ha così vissuto il suo secondo atto. Il terzo è previsto per il Targa Florio, ma visti i risultati e vista questa bella lotta anche qui in Costa Smeralda, il titolo italiano quest'anno sembra proprio che sarà combattuto. Da Porto Cervo per Grand Prix, Claudia Peroni.